Buonasera amici di Bellezze Roma, io sono Daniele, ci troviamo a Piazza di Santa Cecilia, in mia compagnia c'è una guida autorizzata, c'è Laura. Ciao Laura. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo in Piazza Santa Cecilia, quella che un tempo era il limitare del rione Trastevere e quindi anche di Roma, perché poi qui dietro c'è Porta Portese e da qui si usciva dalla città. Quartiere famoso per tantissimi motivi, fra cui appunto quello più caratteristico è la presenza dei famosi bulli di Trastevere, che in realtà erano personaggi sì poco raccomandabili, ma tutto sommato tenevano anche a bada quella che era diciamo quello che era l'ordine pubblico del luogo, e venivano spesso utilizzati anche dalla polizia per tenere sotto controllo la zona di Trastevere, che era un po' particolare. Personaggi famosi appunto come Meo Paracca o il famoso Rugantino, ispirato proprio a una di queste figure, e personaggi che amavano il coltello e quindi si facevano giustizia da soli col coltello, anche se spesso amavano dire che taglia più la lingua del coltello, e quindi si divertivano anche in prese in giro molto pesanti, e passavano così le loro serate nelle osterie a bere vino, e dopo una quantità insomma considerevole di vino scoppiavano sempre risse per i motivi più stupidi. Si amavano fare giochi molto violenti, come quello della passatella, quello dell'olmo. Il reggitore di olmo era un membro della combriccola che veniva scelto segretamente per pagare il vino ed essere tenuto all'asciutto senza poter bere, e quindi immaginate che insomma dopo qualche giro di bevute cominciava un po' il suo disagio, soprattutto perché era preso di mira da tutti i compagni di bevute, e effettuavano prove di forza all'interno delle osterie, come sollevare pesanti oggetti, spostare tavolini con i tavoli. Poi insomma i tavolini di un tempo erano un po' più pesanti di quelli che conosciamo oggi. Vuoi raccontarci qualcosa da questa chiesa qua davanti? Allora, la chiesa di Santa Cecilia nasce sulla dimora di Santa Cecilia, ovviamente, o del marito, del futuro marito, perché poi viene martirizzata proprio perché si converte al cristianesimo, e converte insieme a lei anche il futuro marito, e appunto sorge su quella che era la sua abitazione, come tante chiese romane, come tante antiche chiese romane. E all'interno di questa chiesa si possono visitare, a parte bellissimi capolavori come appunto la statua del Materno, dietro al convento delle suore si trova il famoso Giudizio Universale del Cavallini, quindi insomma è una chiesa piena di capolavori. Arnolfo di Cambio, troviamo tantissime storie all'interno di questa chiesa. E si trova nella navata destra anche l'ingresso a una parte della casa di Santa Cecilia, che è quello che secondo la tradizione è il luogo del martirio della santa, che viene condannata a morte per soffocamento all'interno del calidario della casa, cioè questa parte calda delle terme romane. E bellissimi anche i sotterranei di Santa Cecilia. Ci sono anche gli affreschi del Cavallini. Sì, ci sono anche gli affreschi del Cavallini, l'ho detti, ma tu non eri attento. Giustissimo. Amici di Bellezza Roma, voi siete stati attenti in questo video. Più di Daniele. Dopo questo breve video in pillole, io vi lascio e noi ci vediamo al prossimo Buona video. Buona serata a tutti. Ciao.